Bentornati a Buongiorno Sicilia, saluto subito in collegamento il professore Davide Bennato, professore di sociologia, buongiorno, dei processi culturali e comunicativi dell'Università di Catania. In studio accanto a me e con Emanuela c'è il collega Mario Barresi della Sicilia. Buongiorno a tutti, bentrovati. Buongiorno, l'occasione per ritrovarsi è quello, diciamo, il tema di questi giorni, poi la notizia di questi giorni, questo odio che gira sui social, le conseguenze che possono scaturire da questo odio. Il caso è quello della signora, della Giovanna Pedretti, della sua pizzeria, il post che ha scatenato poi una serie di reazioni che avrebbero portato al suicidio, ahimè, della signora. Mario, comincio con te per dire che... Vorrei sentire il professore Bennato. Allora, appurato che non c'è più questa distanza tra quello che è virtuale e quello che è reale, perché ormai di fatto siamo dentro in questo mondo che mette tutto insieme, perché prima magari si pensava che quello che sta dentro ad una device, ad un apparato, era una cosa e la vita reale è un'altra. In realtà non è più così, professore. Le azioni o comunque anche quello che si scrive sui social poi ha una conseguenza diretta sulla vita di tutti i giorni, di tutti noi. Mi faccia dire che in realtà non è mai stato così, perché quello che le caratteristiche tipiche delle piattaforme digitali è quello che nel momento in cui noi ci accediamo con le nostre tecnologie, con i telefonini, con i nostri profili social, in realtà si comportano come degli spazi pubblici e quindi, come in quanto spazio pubblico, ha delle sue regole di accesso e diciamo così, sviluppo di un certo tipo di discorso. Quindi in realtà ormai è talmente tanto integrata la nostra vita quotidiana con la nostra vita digitale che ormai non c'è più soluzione di continuità. Possiamo dire ormai che è un detto di fatto. I nostri profili social ovviamente dicono di noi moltissimo sui nostri orientamenti culturali, politici, sociali e così via dicendo. Ovviamente questo cosa ha creato? Ha creato uno spazio nuovo, uno spazio sociale nuovo, quindi proprio una nuova forma di opinione pubblica che molto spesso esce dal seminato, molto spesso si trasforma in un vero e proprio attacco, come è successo nel caso della Pedretti. Quindi bisogna stare in realtà molto attenti, perché la questione è che non tutti sono sufficientemente educati, nel senso ampio del termine, nel senso culturale, certo, del termine, nel frequentare questi spazi che sono spazi fondamentalmente di interazione sociale. Cioè, in realtà le piattaforme digitali non sono delle piattaforme digitali, ma mi faccio usare questa metafora non particolarmente illuminata, sono delle piazze in cui le persone che ascoltano i contenuti di queste piazze possono essere circoscritte, come si immaginava essere il posto della Pedretti, oppure possono espandersi in maniera incontrollata, come è successo attraverso il rimpallo da parte del cuoco che ha appunto fatto le pulce al posto della Pedretti e poi ovviamente alla Selvaggia Lucarelli. Quindi le cose sono molto complicate e sono molto articolate, e secondo me c'è da ricordare una cosa, una defaillance da parte del mondo giornalistico, perché io ricordo che c'è stato un servizio del TG3 che è andato proprio a rimestare all'interno di questa storia. Ecco, secondo me questo è stato un tassello che non ha fatto altro che potenziare le conseguenze sociali di questa vicenda. Professore, ma non è il caso a questo punto di attuare delle contromisure? Come si possono prendere, se si possono prendere, delle contromisure per tutelare, facendo riferimento alle sue parole, le persone magari che sono più fragili, che non possono, diciamo, sopportare e assorbire eventuali reazioni così forti? Allora, il poter normare in qualche modo questi spazi è molto difficile, perché siamo proprio sul crinale tra la libertà di espressione e la libertà di non diffamazione da parte di una qualsiasi persona. Quindi in realtà i diritti che si confrontano in questi ambiti sono molto complessi. Secondo me è una questione culturale, nel senso che bisogna capire che la parola messa in una piattaforma digitale e l'accusa, l'aggressione fatta nei confronti di una persona non è semplicemente flatus vocis, non è verba volant, ma se mi passa
la battuta scriptamanent, quindi in realtà la questione è un pochettino più complessa. Bisogna prendere in considerazione il fatto che gli spazi digitali sono spazi che hanno alla base l'interazione fra le persone. È detta proprio brutalmente, se le persone non sono abituate ad avere un rapporto urbano con le persone, è facile da questo punto di vista che gli spazi social si trasformino in un posto assolutamente problematico. Io vorrei sottolineare una cosa, il fatto che è vero che i social potenziano notevolmente le interazioni sociali, però quello da cui parte tutto sono le azioni dirette delle persone che poi decidono di comportarsi in un modo specifico. Vorrei sentire Mario invece su un fenomeno che è legato proprio a questa vicenda. Allora, vado dal professore per chiudere con lei. Professore, vorrei parlare del suo libro, La società del XXI secolo, persone, dati, tecnologie. Ci dice, ci sta facendo vedere, e la stiamo vedendo la copertina, che cosa c'è dentro a questo libro, che cosa scopriremo? Allora, diciamo che questo libro nasce dalla mia esigenza di sottolineare il fatto che il XXI secolo si presenta come una frattura rispetto al XX secolo. Cioè, ancora le istituzioni sociali sono sempre quelle, la famiglia, l'identità, il lavoro, però l'ingresso delle tecnologie ha completamente sconvolto questi elementi, creando un nuovo orizzonte sociale con cui dobbiamo cominciare progressivamente a fare i conti, sia dal punto di vista quotidiano con le tecnologie digitali, con le piattaforme, ma nel futuro breve, anche con dispositivi come le intelligenze artificiali. Quindi lo scopo del mio libro, La società del XXI secolo, è riflettere su cosa siamo diventati grazie anche alle opportunità permesse dalle tecnologie digitali e soprattutto che nuovi orizzonti le tecnologie digitali delineano sia dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista individuale, come stiamo cambiando anche noi come persone, sia nel bene che in alcuni casi ovviamente anche nel male. Allora, scopriremo tutto questo leggendo il suo libro, professore. Grazie per essere stato con noi, al professore Davide Bennato, che è il professore in sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università di Catania. Grazie al collega Mario Barresi Grazie a che voi. stamattina.